E quando devono impostare i centrali difensivi, Mularoni, c'è sempre qualcosa che il commissario tecnico deve rivedere. Chiaro che sono le prime fasi, quindi ancora c'è molto tempo, però abbiamo già visto diverse impostazioni da parte della difesa della Bielorussia. Sì, loro cercano di non spallonare, diciamo così. Attenzione, a Tomassini, va via Tomassini, allunga la falchiata su di lui, Pavolez. Tomassini cerca chiaramente l'aiuto dei compagni di squadra, non lo trova, deve mettere questo pallone in mezzo. In questo caso forse ci voleva qualcuno che accompagnasse l'azione. Certo, un po' più quello che parlavamo prima, un po' più di coraggio. Però vedo che lo stanno facendo abbastanza bene, appena possono non disdegnano i nostri giocatori a andare a attaccare la porta avversaria. Ivanov allarga per Besmertnin, ancora Ivanov. Pavolez va a cercare con questo passaggio Pekenin che sbaglia, allora torna in possesso di palla Berardi, prova ad intervenire su questo pallone, poi commette fallo, allora già Bielorussia in possesso di palla con Kirill Pekenin. Va Pekenin, cerca il suggerimento sul settore di sinistra, trova un compagno di squadra libero, poi ancora Pekenin, palla dentro, chiama la sfera Zavoli, molto bravo in questo caso a lasciargli l'ascensione. Zavoli fa su il pallone, può andare al rinvio quando se ne sono andati 11 minuti sul cronometro al San Marino Stadium. San Marino 0, Bielorussia 0, partita valida per le qualificazioni al campionato europeo Under 21 di categoria. Va Zavoli al rinvio, il pallone che supera abbondantemente la tre quarti, il colpo di testa di Tomassini, poi quello di Pavolev, ancora di testa Volkov, il disimpegno un po' difficile da parte della formazione della Bielorussia, proprio per la pressione che è assolutamente forte, è una pressione dinamica quella della formazione di Fabrizio Costantini. Sì, sono molto bene messi in campo e sono bravi a tenere le distanze, quindi quando vanno a aggredire lo fanno tutti insieme, per questo la Bielorussia sta facendo fatica a trovare spazi. Il taglio ancora sul settore di sinistra, il pallone ricevuto da Volkov e si torna come al solito ai due centrali, pallone dentro, capisce tutto Battistini. Chiaramente Luciano Mularoni, il compito di Michael Battistini è veramente, dal punto di vista del dispendio delle energie, provante, perché ovviamente lui deve fare da scudo davanti alla difesa, ma nello stesso tempo, quando può, con la sua falcata, con la sua energia, col suo furore agonistico, deve appoggiare anche i centrocampisti. Certo, è uno che ha queste qualità però per farlo, quindi è chiaro che se non ha il supporto dei compagni può andare in difficoltà prima, ma in questo momento dove la squadra è corta e lavora tutto insieme, lui è un po' agevolato e lo sta facendo molto bene comunque. È una nazionale armonica, almeno fino a questi primissimi minuti di gara, se ne sono andati 12 dopo il primo tempo, è sempre 0-0 tra la nazionale Under 21 della Bielorussia e quella di San Marino, con l'impostazione dei Bielorussi. Ancora questo pallone gestito male, allora Tomassini, il pallone per Berardi, avanza da Dario che aveva seguito l'azione, viene anticipato da Dario, riparte la Bielorussia, c'è un tentativo di fallo, forse è andata bene qui a Filippo Berardi che aveva tirato la maglietta al giocatore Klimovic. Bielorussia che prova a sfondare al centro, molto bravo in questo caso a venire fuori con questa iniziativa Tamagnini. Tomassini deve lottare, ancora Bielorussia che prova ad impostare con un po' più di velocità, cercano di alzare il ritmo i giocatori della Bielorussia. Io lo ricordo che momentaneamente il campionato principale della Bielorussia è fermo, e questo Luciano Mularoni comporta che sicuramente c'è meno ritmo partita per i giocatori che devono affrontare anche queste gare internazionali, ma è normale che stiamo sempre parlando di professionisti che si allenano ovviamente tutti, certo, i giorni. Certo, anche se sono giovani, però sono già professionisti.
Vabbè, vedremo nel corso della partita, perché sicuramente non avendo il ritmo partita nelle gambe, speriamo che calino un po' nel secondo tempo. Sicuramente adesso fanno vedere quello che hanno, ed è importante. È un calcio quello bielorusso, naturalmente, che fa parte delle nazionali dell'Europa dell'Est, un calcio fatto di fisicità, ovviamente non c'è del gran palleggio, ma ovviamente sta crescendo anche il calcio dell'Europa dell'Est. Io ricordo le più grandi squadre del calcio bielorusso, che sono il Bate Borisov e la Dinamo Minsk, sono formazioni che militano spesso anche in Champions League, Luciano. Sì, sì, questo fa appunto capire, come dicevi tu, la loro crescita. E ormai nell'Est ci sono nate anche nazionali, più nazionali, quindi c'è anche più concorrenza, c'è più voglia di emergere, c'è più voglia di fare, quindi. E credo che come mentalità siano giocatori che crescano veramente con la determinazione e la voglia di diventare giocatori, quindi questa è una cosa che li fa lavorare ancora più forte. Il pallone sul settore di sinistra, il grande controllo di Shevchenko, questo giocatore dal nome importante, parte Shevchenko, grandissimo gol da parte della Bielorussia con Eugeni Shevchenko, una staffilata sotto l'incrocio dei pali, e questi sono quei numeri davvero bellissimi. Possiamo rivederlo, eccolo qua, Shevchenko si accentra e poi lascia partire un destro che va a spegnersi sotto l'incrocio dei pali. Qui ci poteva fare ben poco Zavoli. Certo, ha fatto veramente un grandissimo gol, tecnicamente perfetto, il controllo, che è la cosa più importante, è stato perfetto e si è ritrovato subito la palla vicino al piede destro, dove l'ha toccata più volte e senza dare il tempo al difensore di intervenire, e poi ha lasciato partire questo bolide che, sì, onestamente Zavoli poteva farci poco. Bravo lui, insomma. Cambia il risultato dunque al San Marino Stadium, con la Bielorussia in vantaggio per 1-0. Davvero non c'erano stati grandi segnali, ma è normale, il calcio è questo, una giocata di un giocatore che ha in quel momento quella cosa in più, quel quid in più per cambiare gli equilibri ad una partita. Probabilmente, se vogliamo trovare, Luciano Maroni, una pecca da parte della formazione di Fabrizio Costantini, probabilmente c'è stata poca pressione su Shevchenko in questo caso. Sì, in questo caso sì. Eravamo alti, come stiamo facendo, a venire a pressare. C'è stato questo cambio di gioco dove lui si è trovato nell'uno contro uno, e chiaramente con le qualità che ha tecnicamente questo giocatore è riuscito a fare la differenza. Grandissimo gol dunque della Bielorussia, che va a sbloccare la partita. Adesso anche dal punto di vista tattico possono accadere ovviamente due cose, cioè la nazionale sammarinese deve, se vuole ottenere il risultato, esporsi ulteriormente. Nello stesso tempo però è ovvio che non si può disunire, non può pensare che essendo sotto di un gol debbano già saltare tutti gli equilibri, questo non deve assolutamente accadere. Certo, assolutamente no, e credo che lo stiano facendo. Mentalmente devono essere forti, come lo stanno dimostrando, e non devono cominciare già a pensare, sarebbe veramente buttar via tutto, è molto presto per cominciare a pensare di stare lì a difendere un risultato, quindi devono continuare la loro partita che, come dicevi tu prima giustamente, è molto equilibrata, e poi è chiaro che se c'è una giocata del genere fa la differenza, però come partita devo dire che siamo in campo, siamo. Bereskin sul pallone per questa palla inattiva, calcio di punizione per la Bielorussia, parte il cross in area, Zavoli va a far suo il pallone, è un vero peccato soprattutto per il fatto che non c'erano stati segnali di una possibilità in cui il risultato non mantenesse l'equilibrio. Logicamente il tiro da fuori, la stoccata vincente, la soluzione del singolo poi può portare a questo tipo di situazioni, e questo lo si sa, però era una nazionale ed è una nazionale che si sta comportando benissimo sul terreno
di gara. Sono 19 i minuti, 1-0 per la Bielorussia, con San Marino in zona d'attacco. C'è questa pressione adesso sui centrocampisti, poi ancora Shevchenko, il biondo, vedete là sul settore di sinistra, ha ricevuto il pallone, si è accentrato, ha fatto partire un destro che si è andato a spegnere sotto l'incrocio dei pali, dove Zavoli proprio non ci poteva arrivare. Grandissimo gol quello di questo giocatore, che ha un cognome decisamente importante, ma che non ha nulla a che fare con Andriy Shevchenko, indimenticato giocatore del Milan, attuale commissario tecnico della nazionale dell'Ucraina, appunto Andriy Shevchenko Ucraina, mentre invece Shevchenko che ha portato in vantaggio la Bielorussia Under 21, si tratta di Eugeni Shevchenko e dunque giocatore della Bielorussia. Si alza la bandierina a segnalare il fuorigioco, ovviamente Luciano Mularoni, adesso Fabrizio Costantini cerca con la propria voce dalla panchina di mantenere la calma, di cercare di portare tranquillità alla sua squadra, di far sì che in un certo senso, mentalmente parlando, il risultato stia ancora 0-0. Certo, ma credo ci stia riuscendo bene. Anche adesso hanno alzato la linea difensiva per lasciare i giocatori in fuorigioco. Questo è segno di coraggio e di serenità, quindi bene così. C'è un calcio di punizione che è stato conquistato da Grandoni e dunque continua a stare nella parte alta della tre quarti San Marino. Intanto qui va a prendersi una ammonizione assolutamente assurda Dimitri Besmertny, che calcia il pallone lontano, l'arbitro è lì e da regolamento internazionale applica perfettamente il regolamento e estrae il cartellino giallo nei confronti del numero 18 della Bielorussia. E dunque il calcio di punizione che verrà battuto, un cartellino gratuito perché in realtà ha buttato via il pallone, quindi è una cosa che proprio non c'entra. Speriamo che possa pesare sull'andamento della partita magari più tardi. Michael Battistini sul pallone, due giocatori in barriera, chiaro che può essere intenzione di Battistini mettere questo pallone centrale per trovare la stoccata di qualche suo compagno di squadra. È tutto pronto, Battistini dentro questo pallone teso, respinge la difesa dello Bielorussia, ancora Battistini che però va a commettere fallo e dunque ci sarà calcio di punizione favorevole alla formazione di Rumbutis, questo è il nome del commissario tecnico della Bielorussia. Intanto qui possiamo rivedere il fallo di Michael Battistini. Riparte la Bielorussia con questo taglio in profondità, esce Zavoli che va a prendersi il pallone senza particolari problemi, continua come vedete l'andamento della partita da esattamente come lo era prima del gol della Bielorussia, quindi ancora maggiore rammarico per un gol, certo, che è arrivato in quella maniera. Ovviamente non ci sono stati errori clamorosi da parte della difesa della nazionale Under 21, probabilmente una mancata pressione, l'abbiamo già detto, su Shevchenko, che è riuscito a trovare la stoccata vincente, il destro sotto l'incrocio dei pali, davvero una soluzione balistica importante per il vantaggio della Bielorussia. C'è questo pallone che viene messo in verticale, Grandoni in anticipo, poi il colpo di tacco provato da Besmertny con il pallone che termina in fallo laterale, Ivanov con le mani, in questo caso l'arbitro assegna un cambio fallo e così è, perché è stato veramente battuto molto male questa rimessa in gioco. E è chiaro che la Bielorussia con 7 punti, con questi 3 punti dovessero ovviamente arrivare, ci mancherebbe, raggiungerebbe la Repubblica Ceca a 10 in classifica, per quello che diventerebbe un ottimo campionato, ottime qualificazioni al campionato europeo per questa formazione. Intanto Pekenin, Shevchenko, pallone a ritroso, poi la Veronica va a saltare due uomini, è molto bravo Battistini a capirne le intenzioni, Ivanov cerca e trova il solito Dimitri Besnesti sulla destra, va Besmertny, pallone dentro, c'è un fallo probabilmente, sì così è, e qui c'è un calcio di punizione molto molto pericoloso. Mularoni. Sì, è una zona di campo dove bisogna stare attenti, Cevoli ha provato a intervenire in anticipo, però purtroppo era in ritardo, è andato in scivolata, è stato bravo l'attaccante a mettere il corpo davanti e lui per forza di cosa ha preso le gambe e ha fatto fallo. Siamo ai
18 metri dalla porta difesa da Zavoli, ovviamente un calcio di punizione che può diventare molto pericoloso, è una posizione sicuramente più ideale per un mancino, vedremo come verrà sfruttato questo calcio di punizione. Ovviamente Luciano Mularoni, se non ci fosse un mancino capiremmo che in squadra sono tutti destri, ma invece pare che Pekenin, che è un giocatore di ottima qualità, proverà a sfruttare proprio il sinistro, staremo a vedere. Sì. Pekenin sul pallone, poco più indietro c'è anche Antileschi. Antileschi con il destro, pallone che si alza sopra la traversa. Ecco, in questo caso un commissario tecnico, un allenatore da quella posizione, ovviamente se ha un giocatore che ha una grande battuta con il destro probabilmente accetta anche questo tipo di soluzione, ma da quella posizione lì è chiaro che è il mancino che ci deve provare, no? Sì, però magari si sono messi in due, un destro e un sinistro, anche per confondere il portiere, quindi il portiere a volte può cercare di anticipare la giocata e avendo due soluzioni diverse lì sul pallone magari poteva essere un po' più in difficoltà ad anticipare la giocata, quindi che sia al destro che sia a sinistro, se l'allenatore sa che tutti e due sono tiratori bravi, lascia scegliere a loro. Da Dario, dentro e c'è il fuorigioco, si alza la bandierina su Tamagnini che viene pescato in posizione irregolare, c'era Da Dario che era andato in verticale, aveva visto la giocata di Tamagnini che gli aveva dettato il passaggio. Sicuramente questa è una situazione, intanto l'assistente ha ancora la bandierina alzata, ci sono un po' di errori tecnici, prima abbiamo visto il cambio fallo, adesso la palla che non esce. Sì, sembrano un po' che abbiano un po' di fog, vanno, a volte battono veloce e fanno le cose non regolari, sono piccole cose che però rallentano la partita, magari ci aiutano a respirare un attimo. Comunque volevo far notare l'azione di poco fa, e anche se sembrava fuori gioco, eravamo con quattro giocatori in attacco e quindi... E questo conferma che la squadra è ancora lì, è ancora in partita e il gol che ha subito non la sta condizionando. Il calcio di punizione è in favore degli ospiti con questo fraseggio, si passa per Bereskin, il pallone per il numero 17 Valco, eccolo ancora lui in possesso di palla. Lo scambio tra i due centrali, in questo caso Pavolets, che è anche il capitano della formazione della Bielorussia. C'è l'intentativo di Daddario in copertura proprio sul giocatore che ha realizzato il gol del vantaggio, Eugeni Shevchenko. Il pallone dentro, attenzione, ancora Shevchenko dentro e capisce tutto Censoni. Molto bravo in questo caso Luca Censoni ad andare a anticipare la giocata della Bielorussia che stava diventando nettamente pericolosa. In questo caso Luciano e Shevchenko è stato generoso. Sì, sì, ha cercato, anche perché tutti sono andati a chiudere su di lui e quindi lui ha cercato una palla dietro per mettere l'uomo davanti alla porta. Però siamo stati bravi perché siamo usciti in modo aggressivo e abbiamo intercettato il pallone. Sul pallone è Qualco, lo scambio. Poi scende Ivanov a destra, il suggerimento è su Besmertnin, pallone ancora per Besmertnin, cerca e trova Qualco, alza la testa, parte una lunga gittata, Shevchenko il controllo, l'1-2, poi pallone che viene calciato in porta da Antileschi, il dai e vai e il triangolo si chiude. Antileschi non sbaglia, sotto porta, trovando il 2-0 per la Bielorussia. In questo caso, eccolo qua, possiamo rivedere Luciano con sì. Shevchenko che va a servire questo pallone straordinario per Antileschi, sì, che va a cercare. Lui ha fatto sicuramente un'altra grande giocata, però forse lì abbiamo un po' peccato, perché è un giocatore non di struttura incredibile e ha messo giù il pallone di petto al limite dell'area, i difensori sono arrivati in ritardo e lui ha fatto quello che voleva, poi tanto di cappello per la palla che ha messo. Anche qui c'è probabilmente troppo spazio per inserire questo pallone, ovviamente stiamo parlando, e lo dobbiamo sempre ribadire, di giocatori che comunque militano in un campo, in un calcio dilettantistico, che sono quelli di San Marino, e ovviamente chi è davanti nel 99% dei casi sono sempre professionisti che vivono di questo, e dunque naturalmente ci sono segreti e ci sono situazioni che le altre nazionali possono mettere sul terreno di gara. San Marino logicamente fa
quel che può e soprattutto lo sta facendo davvero molto bene, perché ha provato, almeno in questi primi, in questa prima mezz'ora di gara, a mettere in difficoltà anche dal punto di vista del ritmo, anche dal punto di vista della fisicità, questi giocatori della Bielorussia, che hanno trovato in questo giocatore Shevchenko per il momento l'uomo in più. Sì, è sicuramente l'uomo che sta facendo la differenza. È un giocatore che ha veramente una tecnica superiore, ha l'intelligenza tattica, si sa far trovare, e poi con le qualità che ha mette in difficoltà la difesa, come in questo momento con Filippo Berardi, che dà una mano ai suoi compagni di squadra. Poi ancora Bielorussia, che adesso opera la pressione, sempre il solito Shevchenko a gamba, questo ragazzo ha anche visione di gioco, come diceva poco fa il tecnico Luciano Mularoni, è un giocatore che sta mettendo davvero in grande difficoltà la difesa della squadra di Fabrizio Costantini. Intanto si riparte con questo fraseggio con Kvalko, che va a cercare Volkov all'indietro, poi c'è un fallo probabilmente di Tamagnini, l'arbitro ferma il gioco e vedremo se andrà a cercare anche una entrata più determinati. C'è Filippo Berardi che va a restituire palla alla Bielorussia, che l'aveva messa fuori proprio per il problema fisico al giocatore che era rimasto a terra, Kvalko. La lunga gittata, pallone che viene intercettato da Zavoli, che deve raccogliere il pallone proprio al limite dell'area. Sì, qui dobbiamo stare un po' più attenti a reggere questa palla, perché già due o tre volte che ci cade la palla dietro le spalle e ci arrivano loro, quindi forse dobbiamo leggere la palla aperta e scappare un attimo prima. Il pallone che Tomassini non ne riceve, commette anche fallo il centravanti della nazionale Under 21. Poi il possesso di Bereskin, ancora Bereskin che riesce a toccare sul lato sinistro per Pekenin, che va lungo. Poi c'è il palleggio da parte di Bereskin. Volkov, interviene su di lui Mularoni. Poi il pallone che viene gestito ancora dalla nazionale ospite con Bereskin. Poi la sfera in verticale, l'ottimo taglio da parte di Antileschi dentro. Poi c'è la possibilità ancora per la Bielorussia. Mularoni che interviene e viene anche fermato, anzi si trattava di Lorenzo Lunadei che riceve fallo, e dunque ci sarà calcio di punizione in favore della nazionale di Fabrizio Costantini, quando siamo al minuto 32 del primo tempo. San Marino 0 Bielorussia 2. Ecco qua il fallo che viene fischiato, probabilmente c'è stata la classica selva di gambe, l'arbitro ha visto qualcosa e ha concesso il calcio di punizione favorevole alla formazione di Costantini. Ancora l'arbitro che va a redarguire verbalmente Tomassini, quando Zavoli è pronto al rinvio. Pallone lungo, salta Tomassini, poi Battistini, Lunadei, Grandoni. Ancora Tomassini che tocca il pallone e la sfera che termina in fallo laterale. Adesso c'è qualche accenno di nervosismo. Ovviamente è una nazionale, quella di Costantini, che deve mantenere assolutamente la calma, perché sotto di 2-0 sarebbe assurdo perdere un giocatore per queste ingenuità. È una cosa importantissima per noi. È chiaro che poi più avanti va la partita, più si va in fatica, il cervello ragiona un po' di meno, quindi bisogna stare veramente concentrati e cercare di fare le cose per bene fino alla fine. È una nazionale, quella dell'Under 21, che in passato ha ottenuto anche importantissimi risultati. Indimenticabile la vittoria dell'Under 21 qui in casa, era l'Under 21 di Pierangelo Manzaroli con il gol di Yuri Biordi, e dunque la vittoria sul Galles. Poi è arrivato 1-0 con la Grecia, e poi ancora punti con la Finlandia. In questo caso stiamo parlando della gestione Mirko Papini, che ha portato a casa due pareggi sia in Finlandia che con l'Estonia, e Manzaroli la vittoria, abbiamo detto, con la Grecia, e con il Galles, e il pareggio con la Grecia. È chiaro
che quando si comincia un biennio, intanto attenzione ancora alla Bielorussia con questa iniziativa sul lato destro di Besmertnin, palla dentro, c'è l'inserimento per Antileschi che però viene anticipato, ancora questo pallone gestito da Klimovic, parte una conclusione che termina alta sopra la traversa, vicina al terzo gol la Bielorussia. Dicevamo, sono momenti, intanto possiamo rivedere con questa manovra di Klimovic, cerca di entrare in area, poi fa partire il destro che si perde lontano sopra la traversa. Quando un commissario tecnico, Luciano, comincia la sua avventura, è chiaro che si augura di poter muovere la classifica quando alleni una squadra, una nazionale come San Marino, no? Certo, è l'obiettivo principale, assolutamente. Non è mai facile perché comunque si comincia un biennio con giocatori nuovi e ogni 2-3 anni comunque c'è il riciclo dei giocatori e quindi è difficile fare un progetto perché non hai troppo tempo, quindi. Però sì, l'obiettivo è quello, qualche risultato è venuto nella nostra storia e secondo me ne arriveranno degli altri. Vedo che c'è molta voglia di crescere, di lavorare, quindi ci auguriamo tutti che arrivino altri risultati importanti. Ecco, tra poco parleremo anche dell'avventura che ti vedrà protagonista. Intanto continuiamo a seguire in telecronaca diretta questa partita con Grandoni, che è costretto ad andare in anticipo. Allora c'è la palla per Marcello Mularoni, va Mularoni, però viene anticipato da Kvalko che va a servire Scherbinski. Ha toccato pochi palloni fino a questo momento il portiere della Bielorussia. Il pallone in verticale, ancora da cerchiare l'onnipresente Antileschi, autore del secondo gol. Battistini, Tomassini. Adesso c'è anche uno scambio dove Filippo Berardi, ecco, lo vedete, è andato a fare il centravanti con Tomassini che ha preso il posto di Filippo Berardi dalla parte destra. Chiaramente sono movimenti e situazioni tattiche che durante la partita con questo tipo di giocatori si possono anche fare, no? Sì, sì, assolutamente. E poi comunque sia quando fai degli interscambi cerchi sempre di muovere gli avversari e trovare spazi. Se stai fermo lì e dai un riferimento agli avversari è molto più facile marcarti. Siamo presi di infilata, Antileschi dentro. Attenzione a questa giocata, in questo caso Grandoni, però continua la Bielorussia a fare pressione lì in area di rigore. Ivanov, fanno sentire adesso i supporters della Bielorussia. Stavamo facendo notare all'inizio di questa nostra telecronaca che è un vero peccato che San Marino non si avvicini ai propri ragazzi. Chiaramente è un non cerchiamo alcuna polemica, ci mancherebbe altro, ma ecco un aiuto anche dal punto di vista del pubblico non guasterebbe. No, assolutamente, un aiuto morale, anche perché partiamo sempre purtroppo già sconfitti e un aiuto morale sembrano cose che non incidono, invece fanno differenza. Quando sei lì in campo, che corri, che sudi, sai che c'è qualcuno in tribuna che ti dà una mano e è una forza in più. Da Dario, sempre su Cecchenko, che dimostra di avere sicuramente qualità superiori anche alla media dei suoi compagni di squadra. Il pallone gestito da Volkov, poi Pavolets alza la testa e va a cercare ancora Cecchenko. Il colpo di testa di Daddario questa volta è in anticipo, poi Tomassini deve tenere questo pallone, far salire, cerca ancora Alessandro Daddario, poi Cevoli, il tocco all'indietro su Zavoli, pallone verso Mularoni, la sfera che termina in fallo laterale. Non era facile questo tipo di controllo. Quando noi ci avviciniamo all'ultima parte di questo primo tempo, siamo al minuto 39, 6 da giocare più recupero con la Bielorussia, in vantaggio per 2-0 qui al San Marino Stadium sulla nazionale di Fabrizio Costantini. Ancora Shevchenko, l'autore del bellissimo primo gol, vedete, soflas. È veramente bravissimo perché e ogni volta che riceve palla l'avversario più vicino ce l'ha a 10 metri, quindi vuol dire che c'è un'intelligenza tattica per lo smarcamento che è veramente, eccolo. Qui in questo caso finisce in fuorigioco, però anche qui aveva dettato il passaggio. Certo, era venuto a giocare fra i due centrali e comunque l'aveva presa lui. Se riesce a metterla giù, mette in porto un compagno, come è successo
durante il secondo gol. Al rinvio, la battuta di questo calcio di punizione, Matteo Zavoli, direi che non ha responsabilità su nessuno dei due gol, Luciano. Assolutamente no, anzi sta facendo veramente una gran bella prestazione, quindi che stia concentrato fino alla fine. Besmertny sul settore di destra, parte la palla dentro, c'è l'uscita ancora di Zavoli, sempre alla ricerca di Eugeni Shevchenko, che dall'altra parte era già pronto ad entrare in area di rigore a ricevere questo passaggio. Anticipo di Zavoli, pronto al rinvio quando abbiamo superato da poco il 40esimo, 5 minuti più recupero al termine del primo tempo con la Bielorussia in vantaggio per 2-0 su San Marino. C'è Volkov che va a cercare per l'ennesima volta Eugeni Shevchenko, il pallone all'indietro, Pavolets al tempo di pensare, non sa cosa fare, poi viene a ricevere, intanto qui rischiano i giocatori della Bielorussia con questo tocco all'indietro di Bereskin un po' azzardato. Sì, siamo al 40esimo e c'è ancora la pressione da parte nostra, vuol dire che siamo ancora lì in partita, abbiamo voglia ancora di stare dentro, quindi è una cosa positiva. Chiaro che quando si rientra negli spogliatoi, un commissario tecnico di una squadra come l'Under 21 di San Marino, ma anche come la nazionale maggiore e probabilmente anche con la nazionale che tra poco ti vedrà protagonista, devi essere bravo a ovviamente mantenere alta la voglia, la tensione, la morale di questi ragazzi, è la cosa più importante, perché comunque quello che tu dovevi preparare l'hai fatto. Quando arrivi alla partita, poi ci sono i giocatori, tu quello che gli dovevi dare, gliel'hai dato prima, quindi durante la partita devi essere bravo a toccare le corde giuste e a capire se c'è qualche giocatore un po' più in difficoltà e magari fare dei cambi, trovare le scelte giuste. Sì, assolutamente. Bielorussia che adesso gestisce senza particolari patemi, c'è questo pallone in verticale, il colpo di testa di Besmertny, poi il rinvio di Grandoni. Adesso siamo, la nazionale di Costantini è schiacciata perché non si riesce più a ripartire, quando invece l'hanno fatto molto bene nel corso del primo tempo. Intanto la traversa clamorosa da parte di Bereskin, che va a cercare con il destro la soluzione ancora all'incrocio dei pali. Hanno messo qualità nelle loro giocate balistiche i giocatori della Bielorussia, Luciano. Certo, questo dimostra che ne hanno più di uno, quindi è difficile fermarli tutti. È venuto negli ultimi minuti un po' meno la pressione alta e quindi loro trovano un po' più spazi e ci costringono a stare indietro. Se riescono a prenderla loro tecnicamente, poi ecco, trovano giocate per andare a tirare in porta, le qualità le hanno e ci fanno del male. Il controllo di Mularoni, poi Lunadei cerca di andare sull'avversario, non riesce a tenere il pallone tra i piedi, allora deve andare al rinvio Scherbischi, poi Michael Battistini. Da Dario Battistini allunga su Tomassini, non lo trova, ancora Battistini, Antileschi, la rovesciata a cercare il pallone su Bereskin, la sfera che termina fuori. Non credo di dire un'eresia se cito Bereskin, Shevchenko e Antileschi come giocatori di maggior qualità di questa formazione. Sì, assolutamente. L'hanno dimostrato, hanno proprio delle qualità tecniche che sono superiori, insomma, alla media, e l'hanno dimostrato con i risultati, quindi il gol, la traversa o alcune giocate singole l'hanno fatto vedere. Bereskin ancora in possesso di palla, va a cercare il taglio dentro per Ivanov, che si è portato in posizione di centravanti, poi Filippo Berardi tocca il pallone, sbaglia Battistini che perde un pallone sanguinoso. C'è ancora la possibilità per la Bielorussia con questo controllo in area di rigore, parte un traversone, Grandoni sta lì, non molla niente, poi va a cercare una giocata su Tamagnini, ed è brava la nazionale di Costantini in questo caso. È stato Grandoni bravissimo perché non si è fatto portare via dalle finte, è un giocatore che poteva andare sia a destra che a sinistra, quindi non sai mai dove può andare, non ha un piede predominante, quindi è stato molto bravo. Battistini
va a cercare Berardi, dentro Tomassini anticipato, Berardi ancora, poteva essere una soluzione diversa questa. C'è la pressione, c'è una grande pressione adesso da parte di Mularoni. Mularoni alza la testa, vuole Battistini, anzi si tratta di Tamagnini, perde palla però, poi la riconquista la Bielorussia, ma è una giocata che ci dà coraggio questa, come servono alla nazionale di Costantini questo tipo di giocate sulla metà campo ospite. Attenzione ancora al solito Bereskin che va via a due giocatori, poi mantiene il controllo di palla, va a scaricare su Antileschi. Antileschi ha un po' di spazio, parte un traversone troppo sbagliato in questo caso. Hai detto una cosa giusta, l'ultimo minuto ancora abbiamo voglia di, nonostante sta arrivando la stanchezza, abbiamo voglia di andare a fare gol, quindi è una cosa positiva, diciamo che anche mi migliora il mio bagaglio personale, quindi ben vengano tutte queste situazioni dove posso mettermi a disposizione e mettermi in competizione per me stesso soprattutto. Si riparte dal 2-0 del primo tempo, è iniziato proprio in questo momento il secondo tempo tra San Marino e Bielorussia, con la Bielorussia in possesso di palla, sempre con il dialogo tra i centrali, poi Pekinin il suggerimento in profondità. C'è il pallone giocato da Klimovic, ovviamente quello che c'è da augurarsi è che la nazionale di Fabrizio Costantini non perda quel ritmo, quel mordente che abbiamo visto nel corso del primo tempo. Intanto c'è questa giocata sul settore di sinistra, allora Grandoni anticipato, poi Ivanov cerca di andare via sul settore di destra, c'è l'intervento di Grandoni, poi quello in ripiegamento difensivo di Tamagnini che però commette fallo, c'è un calcio di punizione, in questo caso si poteva temporeggiare di più. Sì, forse ha avuto un po' troppa foga, però diciamo che è ripartito subito il secondo tempo abbastanza forte, quindi probabilmente loro hanno voglia di mettere in frigo la partita e noi no, e quindi probabilmente questo eccesso di foga adesso ha portato questo fallo. Vedo che non hanno fatto cambi e vediamo un attimino. Sì, due squadre che sono rientrate con i medesimi 11 che hanno disputato i primi 45 minuti. Zavoli, D'Addario, Grandoni, Battistini, Censoni, Cevoli, Berardi, Lunadei, Mularoni, Tomassini e Tamagnini per San Marino. Dopo la punizione andremo a leggere anche velocemente la formazione della Bielorussia con questo calcio di punizione che viene battuto dalla destra. Palla dentro, c'è un rinvio di testa, dunque c'è sempre molto timore sulle palle inattive per quanto riguarda la difesa del Titano. Allora Antileschi va giù e in questo caso probabilmente non c'era il calcio di punizione, era stato anticipato da Dario Antileschi, lo possiamo rivedere tra pochi istanti, eccolo qua, Antileschi va, D'Addario mette il piede, c'è anche Tomassini, forse è troppo generoso questo calcio di punizione. Sì, nel senso che ha visto che sulla palla non ci arrivava più, ha provato a allungarsi ma è caduto, ma ha fatto tutto da solo. Sul pallone Pekinin, un solo giocatore in barriera, adesso due con Tomassini e Tamagnini. Pekinin sul pallone, parte la punizione, colpisce Tamagnini che mette il pallone in fallo laterale. Ancora Bielorussia in possesso di palla, Shevchenko anticipato da Tomassini, poi c'è questo calcio di Dimitri Antileschi a mettere questo pallone lontanissimo, in questo caso forse a perdere più tempo che altro. La Bielorussia con Shervinsky, Ivanov, Volkov, Pekinin, Klimovic, Antileschi, Bereskin, Shevchenko, Pavolets, Kvalko e Bezmertny. Questa è la formazione del commissario tecnico Liudas Rumbutis, che ha scelto questi 11 per affrontare San Marino. San Marino già battuto all'andata per un gol a zero. Attenzione a Berardi che viene fermato però da un fallo, non è d'accordo Berardi con l'assistente che ha fermato il gioco, ha concesso questo calcio di neanche punizione. Io sono d'accordo, Lorenzo. E dunque ha iniziato non benissimo il direttore di gara quando invece aveva arbitrato molto bene nel corso del primo tempo. Attenzione però ancora alla Bielorussia, c'è D'Addario che riesce ad intervenire sul pallone, qui c'è il calcio di punizione favorevole alla nazionale del Titano. Cosa non deve fare Luciano Ugaroni la nostra formazione? Ma è un po' il filo di quello che dicevamo prima, non deve sicuramente abbassarsi, non deve calare di intensità soprattutto nella testa, perché per loro sicuramente hanno
hanno la gamba e la mentalità di fare 90 minuti sempre allo stesso ritmo, e se noi caliamo un po' andiamo in difficoltà. Shevchenko, pallone dentro, Antileschi sull'uscita di Zavoli che gli ruba il tempo e fa sua la sfera. Molto bravo qui Zavoli a scegliere il tempo, Luciano. Bravissimo, si è concentrato, ha letto bene la palla verticale e si è fatto trovare pronto. È molto coraggioso come ha fatto fino adesso. Cevoli Zavoli, il dialogo, va il portiere a cercare il rinvio lungo con la sfera che termina direttamente in fallo laterale. 5 minuti se ne sono andati in questo secondo tempo, sempre 2-0 per la Bielorussia il risultato. C'è l'impostazione di Pavolets, il capitano, che vuole Pekenin. Anche questo giocatore Pekenin è difficile trovargli un ruolo, lo si trova a sinistra, al centro, a volte anche a destra. Sono quei classici giocatori che possono giocare ovunque nel cuore del centrocampo. Logicamente è anche dotato di buona visione tattica questo Pekenin. Eccolo qua, in possesso di palla, proprio lui, il pallone dentro a cercare Shevchenko, su di lui Censoni, è molto bravo Censoni, con esperienza, a lasciare passare il pallone che termina direttamente in fallo di fondo campo. 50 sul cronometro, 2-0 per la Bielorussia. È un risultato bugiardo, non tanto nei numeri, ma per quello che si è visto nel corso del primo tempo, dove i due gol sono arrivati frutto di due grandissime situazioni. La prima creata da Shevchenko, la seconda creata dallo stesso Shevchenko, che è andato a mettere nello spazio un pallone spettacolare per l'inserimento di Antileschi, che ha messo la sfera in porta. Ma sono state due situazioni estemporanee che vengono estratte da un concetto di partita giocato molto molto bene dalla formazione di Fabrizio Costantini. Pallone in verticale, c'è il tentativo di Berardi di arrivare su questo pallone, non ci arriva, allora c'è la rimessa laterale favorevole. Adesso invece mi sembra che la Bielorussia sia entrata in campo forse con qualcosa in più, un po' più cattivi, un po' più tosti, non so, ripeto, non so se la vogliono chiudere, però mi sembrano vadano un po' più forte del primo tempo. Il primo tempo erano un po' più studiosi della partita, adesso mi sembra forse l'allenatore li ha strigliati un po' e quindi stanno provando ad andare ancora più forte. Intanto c'è questo fallo laterale guadagnato da San Marino, ma l'arbitro dice di no perché Berardi ha commesso fallo e dunque ci sarà calcio di punizione favorevole alla Bielorussia. Il fallo su Pavolets, il capitano, che va a battere anche il calcio di punizione, e probabilmente Luciano non deve perdere come dire la tranquillità, ecco il termine giusto, la tranquillità, Filippo Berardi, perché è un giocatore che ancora può nettamente mettere in difficoltà i lunghi e macchinosi difensori della Bielorussia. È chiaro che quando si lascia andare poi a queste situazioni che danno l'impressione che il giocatore non sia più tranquillo, perché è normale, quanto dispendio di energia, e logicamente certo, poi ci possono essere questi momenti di nervosismo. Assolutamente, Lorenzo, dici una cosa sacrosanta, abbiamo bisogno di lui, perché lui magari può anche fare il suo compitino, poi magari con una sola giocata può anche inventarsi qualcosa di importante, quindi l'hai appena chiamata poi abbiamo bisogno di lui, e che stia tranquillo, sereno, e che arrivi in fondo alla partita con la testa giusta. C'è intanto un'ammonizione per Tamagnini per l'intervento falloso da tergo, e dunque in questo caso mi sento di dire che l'arbitro ha assolutamente estratto un giallo giusto nei confronti di Tamagnini per l'intervento che avete appena rivisto, che la nostra regia ci ha riproposto. Io ne approfitto di questa pausa per ringraziare fin da subito tutti quelli che stanno lavorando per questa telecronaca diretta, dagli operatori ai tecnici ai registi. Naturalmente è un grandissimo lavoro da parte loro, e noi, se abbiamo l'opportunità di raccontarvi questa partita, lo dobbiamo soprattutto a questo staff che lavora per San Marino RTV, e vi dà l'opportunità di vedere, di visionare questa partita in diretta televisiva. E dunque un grazie particolare a tecnici, registi e operatori TV per queste immagini. Intanto il tentativo di Antileschi da fuori area, che termina abbondantemente fuori dalla porta difesa da Zavoli. Chiaramente possiamo contare, Luciano, le tre situazioni nel primo tempo, che sono i due gol e la traversa. Poi sì, c'è stata qualche situazione potenziale, ma Zavoli non è che sia mai stato chiamato in causa in chissà quale modo. No, infatti abbiamo detto che continuiamo a vedere il San Marino ben messo in campo,
dentro la partita, senza rischiare tanto, provando qualche volta a spingere e fare qualcosa in fase offensiva. Però ecco, a parte quelle... Luciano Mularoni, anche un gol è sempre davvero molto molto importante. Assolutamente, soprattutto a livello di stimoli, a livello di testa, perché segnare un gol ti ridà una carica come se riniziasse la partita, quindi sarebbe veramente una cosa importante. Il pallone gestito da Klimovic, che cerca Ivanov, pallone che però viene gestito male dalla Bielorussia, che lo regala nuovamente a San Marino. 56 minuti, 15 secondi sul cronometro allo San Marino Stadium di Serravalle. Bielorussia 2, San Marino 0, una partita che in questo momento, solo in questo momento, sembra un po' addormentata. Luciano. Sì, oddio, ripeto, loro mi sembra che stiano spingendo e a noi credo che stia venendo fuori un po' di stanchezza. Secondo me Costantini sta pensando di fare qualche cambio, perché cominciamo a essere un po' più lenti anche nel ripartire e quindi ci comincia a venire a meno un po' la forza fisica e sicuramente... debuttato in nazionale maggiore probabilmente Varrella, che non abbiamo ancora visto, ma dovrebbe essere assolutamente qui al San Marino Stadium, anche se noi non l'abbiamo visualizzato. È chiaro che sarà tentato di convocare molti di loro anche per la prima partita della nazionale, appunto gestita da Franco Varrella, e indovinate dove sarà il debutto? Esatto, proprio in Bielorussia, praticamente con la nazionale maggiore della Bielorussia il prossimo 8 settembre. Dunque la nazionale A, quella di Franco Varrella, debutterà proprio in Bielorussia, e questa potrebbe essere ovviamente un test importante anche per Varrella, per capire anche quelle che sono le caratteristiche del calcio della Bielorussia. Certo, certo, ma sicuramente non l'ho visto neanche io, ma se non c'è lui ci sarà sicuramente qualche collaboratore. Si è presentato veramente nel modo giusto Varrella, che è San Marino, dove sta cercando di monitorare tutto, dal settore giovanile al campionato interno, a tutti i giocatori che possono far parte della nazionale, senza escludere nessuno. Quindi sicuramente pescherà qui, perché c'è del buon materiale. Attenzione. C'è questo traversone che attraversa tutto lo specchio della porta, poi è Tomassini che in ripiegamento difensivo dà una mano ai propri compagni di squadra e poi va a liberarsi di questo pallone con la sfera colpita da Lunadei, che termina in fallo laterale. Si muove qualcosa, parlottano Costantini e Nicola Berardi, e dunque ci sarà probabilmente un imminente cambio. Intanto il pallone gestito da Pavolez, poi Clulanco, Pavolez, sono i due centrali che vanno al dialogo, poi la sfera gestita da Pekenin, Shevchenko con Daddario, ancora Pekenin, pallone in area di rigore, colpo di testa, poi libera Battistini che ha un'esitazione, poi è bravo a servire Daddario. No, Battistini questa non la deve perdere, Shevchenko in area, parte del sinistro, e questa è una grande ingenuità, Luciano, da parte di Michael Battistini, che aveva già provato un dribbling e poi ha scambiato con Daddario, ne ha provato un altro, si è andato a complicare praticamente la vita. Sì, era uscito bene, perché nonostante la pressione stava uscendo con serenità, in realtà poi ha quasi inciampato sul pallone, e questo è sicuramente più un segno di stanchezza che... C'è anche, secondo te, prima seguiamo il calcio d'angolo, poi verrò di nuovo da te, c'è questo calcio d'angolo, intanto si muove sempre qualcosa, ma in questo caso è proprio la Bielorussia che sta per andare al cambio, con il numero 20 che sta per entrare in campo, si tratta di Yubschuk, pronto a fare il suo ingresso in campo. Intanto Cevoli va a rubare questo ottimo pallone, c'è un giocatore a terra, ma c'è la possibilità per andare in contropiede. Il pallone di Cevoli, che intendeva servire Berardi, ma non ne arriva il pallone, allora la sfera che si perde in fallo laterale, è pronto il cambio e fuori con il numero 18 Besmertny, e dentro Yusefchuk.
Questo è la decisione del commissario tecnico. Intanto c'è questo giocatore di San Marino a terra, si tratta di Lunadei che si rialza. Ti volevo chiedere se secondo te, ma non credo logicamente leggendo questa situazione, anche il fatto che Battistini non abbia buttato via il pallone, se può essere anche una direttiva che arriva dalla panchina cercare di dire sempre giochiamo il pallone, ma poi chiaramente giochiamolo dipende sempre qual è la circostanza, no? Sì, certo, però se hai la forza di giocarlo anche in una zona di campo così pericolosa è sicuramente una direttiva, ma è un modo di ragionare che poi ti può portare altri benefici. Purtroppo se poi fai un errore lì è come il portiere, no? Diciamo sempre, quando il portiere sbaglia e si prende gol, sbaglia un centrocampista, non si prende gol. Però devono essere bravi i ragazzi a poter valutare la situazione, se è il caso di uscire con serenità o a volte la classica spazzata via alla viva al parroco se può servire. Però sono loro in campo che devono decidere. Sicuramente l'allenatore gli chiede di giocare il più possibile. Dal Dario, grandissima giocata, tiene il pallone, va giù, calcio di punizione. Molto bravo in questo caso Alessandro Dal Dario sul lato destro e... è riuscito comunque a far respirare la sua squadra, a trovare un calcio di punizione che per quanto riguarda San Marino è sempre una situazione che dà l'opportunità di mettere a fuoco il momento della partita. Luciano. Sì, sono quei pochi secondi che ti aiutano anche un attimino a respirare, a riprendere fiato, che a noi comunque ci fa la differenza. Sbaglia purtroppo in questo caso Censoni, che però ha un ottimo controllo e non era facile, poi va a scaraventare su Cepcenco e dunque guadagna un fallo laterale la formazione di Fabrizio Costantini, ancora con Alessandro Daddario pronto a battere con le mani. 2-0 il risultato quando si gioca il minuto 62 di questa partita. Tomassini a terra. Ti faccio una domanda e te lo dico prima, che è abbastanza così, che ovviamente tu mi potresti rispondere, non dipende da me, però è logico. Io ho sempre visto questa soluzione, fermo restando che per quanto riguarda la Nazionale A sostituire Andy Selva non sarà facile per nessuno, però ecco, non è stato provato poco la possibilità di portare Fabio Ramon Tomassini appunto a fare il finto 9 in Nazionale maggiore. Intanto seguiamo proprio Ramon Tomassini in area, va a cercare lo sviluppo con Lunadei che però viene anticipato, e allora posso chiederti questa cosa. Intanto credo che stai parlando del giocatore, uno dei giocatori più forti che abbiamo avuto la fortuna di avere qua a San Marino, quindi un po' per la sua esperienza, un po' anche per le caratteristiche che ha come giocatore e che alla Nazionale di San Marino fanno veramente cioè averlo con noi, insomma, è una cosa che ci ha fatto differenza negli anni. Sostituirlo credo sia impossibile, però ci possono essere alternative che possono essere di caratteristiche diverse. Adesso Tomassini è sicuramente un buon giocatore, ma credo che avrà il tempo per provarlo, per farlo vedere, quindi e sono convinto che Varella gli darà l'opportunità come credo che darà a tanti ragazzi. Sì, chiaro che ecco, manca in questo momento la punta centrale, perché sì, c'è stato Stefanelli che tra l'altro ha trovato un grandissimo gol in Norvegia, ha fatto un'ottima figura, però è logico che è un giocatore nettamente troppo diverso dalle caratteristiche di Andy Selva, fermo restando che ritorno al discorso precedente, nessuno ha le caratteristiche di Andy Selva. Certo. Poi si parla ovviamente di molti giovani, hanno provato ad esempio Bernardi che si è messo in luce anche nel campionato sammarinese e nell'Under 21 precedente, però è chiaro che forse lì davanti qualcosa Luciano manca, no? Sì, sicuramente perché il centravanti della Nazionale di San Marino deve essere anche quel giocatore che nei momenti della partita ti sa far respirare, ti sa prendere una punizione, ti sa far alzare la squadra, e ti tiene lontano gli avversari dalla porta, e quindi è un giocatore importante per noi. Ripeto, siamo stati abituati bene in questi anni e quindi vorremmo sostituirlo con un altro altrettanto all'altezza. Speriamo di trovarlo. In questo momento forse non credo che ci sia in giro, però ecco, da vedendo a ripartire anche dei giovani, magari lo tiriamo fuori. E il gioco è fermo già da qualche secondo, con l'arbitro che deve fare prendere gioco con questa palla a due. Non si capiscono evidentemente Tomassini e il difensore centrale Pavolet, e poi alla fine Tomassini dà la palla alla Bielorussia. C'è stato un po' di confusione in questa circostanza. Intanto è pronto un altro cambio per la Bielorussia, quando invece Costantini continua a
tenere gli stessi 11 sul terreno di gara, è pronto a entrare sul terreno Artem Kieko, questo è il nome del prossimo inserimento da parte del commissario tecnico della Bielorussia Rumbotivs, e dunque aspetteremo di vedere chi sarà il giocatore che lascerà il terreno di gara. Intanto qui entra male Michael Battistini, che si va a prendere un cartellino giallo, anche in questo caso evitabilissimo. Sì, stiamo facendo, diciamo che la partita è molto spezzettata, ci sono tanti falli da parte un po' di tutte e due le squadre, questo è sempre un segno di stanchezza e di meno lucidità. E Shantileschi intanto, sicuramente uno dei migliori della sua formazione, centravanti Antileschi, l'autore del secondo gol, al suo posto momenti proprio da centravanti puro, sa giocare coi compagni, si sa muovere senza palla, anche il gol non è stato sicuramente avrà un po' le stesse caratteristiche, speriamo sia un po' meno forte. Ecco, io conoscendo anche la tua grande sapienza calcistica so sempre che non ti soffermi su quelle che sono le cose evidenti, cioè magari le giocate, i gol eccetera, è chiaro che sono molto importanti, però so che di un centravanti, soprattutto di un attaccante, guardi proprio esclusivamente come aiuta la squadra, come fa salire la squadra, come dialoga con i compagni di squadra, e so che personalmente non ti piacciono quelle punte che stazionano sempre solo in area di rigore. Sì sì, ma infatti hai detto bene, non mi piacciono a me, non è detto che non vada bene, quindi cioè, io ho la mia idea di calcio e per me si gioca in 11 e ogni giocatore deve essere funzionale alla squadra, e per me non esiste un giocatore che gioca per conto suo. Poi è chiaro che i giocatori offensivi spesso sono quelli che ti fanno vincere le partite, perché si inventano una giocata che non è che gliela fai fare tu, ce l'hanno nelle loro corde perché hanno delle qualità tecniche superiori e quindi alla fine vinci le partite. Però sì, guardo tutto, soprattutto all'atteggiamento che ha un giocatore, quindi se è disponibile, se con i compagni lavora, ci dà da fare, se suda come gli altri. Non mi piacciono quei giocatori che sfruttano il lavoro degli altri e poi magari fanno gol e fanno un po' i cosiddetti fenomeni. E intanto c'è il primo cambio da parte di Fabrizio Costantini, si alza dalla panchina Samuel Pancotti e va a sostituire Andrea Tamagnini. Sicuramente una partita di grande dispendio per Tamagnini, e dunque questo cambio è il primo per Fabrizio Costantini con l'inserimento di Samuel Pancotti, e anche qui non ci sono cambiamenti tattici perché Pancotti va proprio a prendere il posto di Tamagnini lì nel tre quarti campo della nazionale sammarinese, e è semplicemente forze fresche per cercare di tamponare questi ultimi 21 minuti che ci separano dalla fine della partita. È proprio Pancotti in possesso di palla, va a cercare subito di ripartire proprio perché è il giocatore più fresco. Va giù Pancotti, calcio di punizione favorevole alla nazionale di San Marino. 21 minuti che devono essere da una parte sarà un cambio per poter provare a comunque a trovare un gol e a trovare un po' più di entusiasmo. Intanto sbaglia in questo caso Bereskin, che se la prende anche con Battistini, che deve essere furbo e stare attento perché è già stato ammonito, al prossimo cartellino giallo è chiaro che rischia di lasciare la propria squadra in 10 uomini. Grandoni, grande lavoro, poi proprio Pancotti, Battistini, va a cercare Tomassini nello spazio, va giù Tomassini, fare gioco, fare calcio, fare qualcosa di propositivo per un tiro, e magari se avesse trovato un angolino forse metteva in difficoltà il portiere della Bielorussia. Comunque stavano dicendo proprio di lui che è lì che sembra che trotterella, in realtà poi è capace di questi strappi che possono fare la differenza, quindi è un giocatore che bisogna continuare a tenere in campo nonostante la stanchezza e tutto. Il pallone adesso gestito da Klimovic, la sfera in verticale, l'anticipo di Censoni, poi Lunadei, Berardi, il dialogo, e questa anche è una bella giocata sul settore di sinistra con Grandoni,
Poi il nuovo entrato Pancotti non riesce ad arrivare su questo pallone, però siamo andati da destra a sinistra con grande velocità. Sì, è qualche minuto che abbiamo avuto questa euforia di ripartire. Questo conferma tutto quello che abbiamo detto durante la partita, già dal primo minuto, che abbiamo una mentalità coraggiosa, e questo fa onore a Costantini e a tutti i suoi ragazzi. C'è adesso ovviamente la pressione di San Marino nei confronti della Bielorussia. Ancora Pancotti, out di sinistra, cerca Berardi, non lo trova. Allora si chiude la difesa della Bielorussia, che prova a venire fuori con questo pallone giocato dal nuovo entrato Chico. Poi il suggerimento per Pavolets, che va a ricevere adesso, dettando il passaggio. C'è sempre Pekkanen qui a sinistra. Pavolets alza la testa, poi va a cercare per vie centrali. Se non c'era il tocco del centrocampista di San Marino, questo pallone non sarebbe arrivato. Shevchenko, palla dentro di Shevchenko, troppo lunga, non ci può arrivare il numero 20 Roman Yuzepchuk, che il pallone termina nuovamente in fallo laterale. 74 minuti sul cronometro, ci avviciniamo all'ultima fase dell'incontro con il risultato sempre fermo sul 2-0 per la Bielorussia, che lo ripetiamo ancora una volta per chi si ponesse l'ascolto adesso del canale sportivo nella San Marino RTV, canale 93 del digitale terrestre. Ha trovato due gol la Bielorussia nel corso del primo tempo, due gol però che sono arrivate da giocate individuali, soprattutto il primo con Shevchenko, che è andato a mettere il pallone sotto l'incrocio dei pali. Adesso l'arbitro ferma il gioco, concede un calcio di punizione alla Bielorussia con ormai la classica bomboletta, disegna il punto dal quale deve essere battuto il calcio di punizione. Sarà un calcio di punizione dove i lunghi della Bielorussia vengono tutti su per sfruttare la palla inattiva con il giocatore Bereskin sul pallone. Due giocatori in barriera. Va Bereskin, pallone in area, attenzione, palla al quarto, c'è un colpo di testa che però non inquadra lo specchio della porta, è la sfera che si perde direttamente in fallo di fondo campo. Con Luciano Mularoni fra poche settimane, probabilmente poco più di un mese, dunque siamo vicinissimi al Mondiale di Russia 2018. Ci sarà il debutto della VAR. A questo punto io penso di poter dire tranquillamente che il calcio da quel punto di vista non possa più tornare indietro. No, sono d'accordo. Sono d'accordo, come sono d'accordo di questa tecnologia, perché comunque alla fine ci sono imprenditori, presidenti che investono anche tanti soldi, e a volte vedersi perdere una partita per un errore che ci può stare arbitrale, secondo me fa male. E quindi, come sta dimostrando in quest'anno nel campionato italiano, la VAR sta togliendo tantissimi errori, anche se il gioco qualche volta insomma si ferma, sta diventando un po' una scenetta. Però io sono d'accordo, perché poi alla fine gli arbitri sono umani come i giocatori, quindi possono sbagliare, e se possiamo aiutarli ben venga. Chiaramente c'è stato, no, il classico test per cercare di capire come utilizzarla, ma intanto attenzione a questa discesa della Bielorussia in area di rigore. C'è il cost to cost con Zavoli, che va a fermare l'iniziativa di Vladislav Klimovic, che è partito praticamente da sotto la metà campo, sembrava aver perso il pallone in due o tre circostanze, poi invece è arrivato fino all'area di rigore. Eccolo qua, qui in questo caso addirittura ha tolto il pallone a quattro giocatori con questa giocata assolutamente da sottolineare. Ancora una volta però sottolineerei Zavoli, che ha fatto un intervento coraggioso ai piedi dell'avversario con molto tempismo. Filippo Berardi, queste sono le sue iniziative. Berardi, salta un uomo. Berardi, sinistro! Sopra la traversa. Bravo. Filippo Berardi. Bravo Filippo, nonostante la stanchezza si vede che adesso è sulle ginocchia. Ecco appunto, a queste giocate che possono, speriamo che ci faccia saltare in piedi nei prossimi set. No, ma non c'è assolutamente discussione che si tratti di un giocatore di una qualità nettamente superiore a quella dei suoi compagni
di squadra, e chiaramente Varrella sta annotando tutto, e chissà che non sia. Ecco, questa è una cosa che potrei chiederti su Filippo Berardi. È chiaro che la nazionale ha proprio bisogno di questo giocatore, diciamo falso 9 o quantomeno un centravanti. Chissà che Filippo Berardi non abbia voglia fondamentalmente di fare quello che sta facendo in questo momento, cioè la punta centrale. Ma questo dipende dal tipo di gioco che vorrà fare Varrella, perché se fa un gioco fatto di possesso palla, dove la palla Berardi gli può arrivare nei piedi, allora è un discorso. Se è un gioco dove i difensori magari in difficoltà calciano spesso la palla, e lui è un giocatore che per struttura fisica soprattutto fa fatica in quel ruolo lì. Però io credo che Varrella sarà bravo a metterlo nelle condizioni migliori per far sì che dia una mano anche alla nazionale. È chiaro maggiore. Che, come tu ben sai, mettere un giocatore in una posizione rispetto a che un'altra ti cambia proprio il gioco della squadra, perché Filippo Berardi a destra ti dà delle cose, Filippo Berardi al centro ovviamente te ne può dare delle altre. Assolutamente, e qui ripeto, dovrà essere bravo lui, Varrella, ma poi come fa ogni allenatore, nel senso che deve mettere in campo la squadra in base ai giocatori che ha, questa è la cosa più intelligente. E dunque c'è un altro cambio per quanto riguarda la nazionale del Titano. Fuori Battistini, che come giustamente aveva sottolineato Luciano Mularoni, l'aveva visto un pochettino sulle gambe. Dentro un'altra grande conoscenza del calcio sammarinese, questo Tommaso Zafferani. Io ricordo con grandissimo piacere la straordinaria azione che ha portato poi al gol di Stefanelli in Norvegia, con il coast to coast di Tommaso Zafferani, che è andato a servire un pallone straordinario dopo aver fatto 40 metri di campo. Palla al piede, intanto c'è l'errore di Zavoli, in questo caso errore di misura su Censoni, però Censoni è molto bravo ad andare a recuperare questo pallone. Shevchenko lo tocca all'indietro, poi viene via Tommasini. Qui abbiamo rischiato, Luciano. Sì, abbiamo rischiato per una disattenzione. Censoni non si aspettava il pallone, era girato mentre Zavoli lo calciava, e poi si è intimorito per l'arrivo dell'avversario, però sono stati bravi, molto bravi a recuperare tutto il reparto. Da Dario parte il traversone, mette fuori la difesa della Bielorussia, poi Grandoni, Pancotti, dentro ancora per Grandoni, da Dario, lo stesso Cevoli, Filippo Berardi, sono tutti giocatori. Tommaso Zafferani ha già avuto diversi gettoni in nazionale maggiore, sono già tutti giocatori pronti per la nazionale A. Logicamente in questo momento giocano in Under 21 proprio perché sono ancora in età, ma è logico che sono tutti giocatori sotto la lente di Franco Varrella, ed è chiaro che ci potrebbe essere. Assolutamente sì, sono d'accordo con te Lorenzo, ma adesso senza fare i nomi ce n'è anche qualcun altro che credo sia pronto alla causa della nazionale maggiore, ma sono convinto che Varrella abbia già tutto sotto agli occhi. Il calcio di punizione favorevole alla nazionale di Fabrizio Costantini, con Grandoni sul pallone. 9 minuti al termine, è una nazionale che ci sta provando a... È bellissima questa cosa, Lorenzo. È un po' che non vedevo partite dell'Under 21, e ti dico che è veramente bello venire qua e sapere che te la giochi, che ci provi. E chiaramente non sarai mai alla pari degli altri, però questo coraggio, questa voglia è veramente bella da vedere. Grandoni sul pallone, parte le traversone, area di rigore, mette fuori poi Berardi, che prova a fare una cosa impossibile. Ancora Berardi, ruba il tempo e guadagna un calcio di punizione importantissimo, e qui lo va a calciare lui. Sì, no, ci ha provato, anche se l'ha svirgolata, però se ci ha provato vuol dire che è una cosa che ha nelle sue corde, quindi l'avesse presa bene probabilmente avrebbe fatto anche qualcosa di importante. E poi la sua caparbietà ha fatto sì che prendesse questa punizione, che adesso lui stesso... È chiaro che siamo... Non è una posizione ideale, questo lo dobbiamo dire, certo. Siamo circa 25 metri abbondanti dalla porta difesa dal portiere Denis Skerbinski.
proprio a cercare il collo verso la porta, ha provato invece a piazzarla Filippo Berardi, non trovando lo specchio della porta. Intanto va giù Grandoni, altro calcio di punizione per una nazionale che chiude in crescendo, e lo aveva già fatto anche giovedì con la Grecia. Filippo Berardi in area viene anticipato, era sfilato il pallone, sembrava pronto ad arrivarci, e invece poi chiudono i centrali della Bielorussia. Cevoli va a lottare, poi viene fuori la Bielorussia, ma è ancora bravo D'Addario. Cevoli, D'Addario, va via D'Addario, molto bene ancora Alessandro D'Addario, prova a entrare dentro lo scambio D'Addario, poi viene anticipato, qui doveva esserci uno scarico probabilmente sull'altro fronte. Intanto Shevchenko, va Shevchenko, è calato nel corso della ripresa Shevchenko, seppur che però ci fa vedere queste cose. Come parliamo, esatto. Veniamo subito smentiti. No, però sono d'accordo, sì. È stato meno continuo del primo tempo. Attenzione ancora a questa iniziativa della Bielorussia con l'ottimo Marcello Mularoni che va a intercettare. Poi però si rimane lì, area di rigore. Parte un traversone, c'è un tocco che però non va verso la porta, ma... va in uscita, e dunque c'è il pallone. Questa partita ovviamente noi non siamo degli indovini, ci mancherebbe altro, ma è logico che non avremo mai la possibilità di sapere come sarebbe stata questa gara se non ci fossero stati quei due gol nel corso del primo tempo che hanno un po' spezzato gli equilibri, ma non tanto della gara in sé, nel percorso della gara, del concetto di gara, ma tanto nel risultato vero e proprio, no Luciano? Sì, sono d'accordissimo Lorenzo, però come sappiamo tutti, a parte che la controprova non l'avremo mai, però sono i giocatori di qualità che fanno la differenza, quindi purtroppo è così, però ribadisco la prestazione fantastica che stanno facendo ancora questi ragazzi, che hanno fatto fino adesso, e ancora guarda, manca pochi minuti e sono ancora tutti là davanti a cercare di fare gol, a cercare di... adesso c'è qualche scaramuccia. È pronto Censoni a battere questo calcio di punizione, è chiaro che l'arbitro ha il suo da fare per sedare gli animi. Là in mezzo, ecco qua, pronta la nostra regia. Intanto attenzione perché c'è una ammonizione, se non vado errato. È stato estratto un cartellino giallo nei confronti di D'Addario, se non sbaglio. L'arbitro annota qualcosa, sì, dovrebbe trattare di D'Addario. Probabilmente proteste in questo caso. No, si sono beccati. Ho visto prima si sono messi un po' le mani in faccia l'uno con l'altro, poi non so di preciso cosa sia. Ancora, guarda, l'arbitro ha visto qualcosa. Il calcio di punizione, il pallone che però termina in fallo di fondo campo. E dunque ci avviciniamo al termine di questa partita. 4 minuti più recupero con il risultato ancora fermo sul 2-0 per la Bielorussia. Adesso ci provano i giocatori della nazionale dell'Europa dell'Est con questo pallone che viene buttato in fallo laterale. Volkov, c'è un altro cambio, questa volta per Costantini, dentro Conti e fuori D'Addario, proprio non vuole rischiare Fabrizio Costantini. Certo, è una cosa intelligente, nel senso che sai, anche magari rischiare di perdere un uomo anche a 2-3 minuti alla fine ci può costare ancora un gol o altro, quindi fa bene Costantini a non lasciare niente al caso. Non rischia dunque Costantini, che deve andare un po' un attimino a calmare anche Alessandro D'Addario, un po' nervoso giustamente, cambio necessario. Attenzione però a questa grande giocata dal punto di vista del coraggio da parte di Lunadei. Poi Berardi non riesce ad andare via al secondo giocatore. Attenzione poi alla ripartenza, area di rigore con Chicco, va al traversone, chiude Cevoli, palla che resta lì. C'è forse una posizione irregolare, l'arbitro non se ne avvede, e allora Cevoli è costretto a mettere in calcio d'angolo. È una partita adesso con i reparti che sono sicuramente più staccati rispetto a
quello che abbiamo visto in precedenza, ma è normale, siamo al termine dell'incontro, al minuto 90. Adesso le energie sono più piccole sia da una parte che dall'altra, perché anche la Bielorussia comunque ha avuto il suo dispendio. Parte certo. Il corner, area di rigore, il colpo di testa con Zavoli che va a recuperare senza patemi questo pallone colpito da Klimovic. E dunque un cambio forzato, quello di Costantini, ci avviciniamo al termine di questa partita, un minuto e mezzo al novantesimo. Tante cose Luciano Moloroni abbiamo già dette. È chiaro che è una nazionale che ha poco da rimproverarsi. Assolutamente, io aspettavo la fine della partita, ma voglio fare i complimenti a questi ragazzi, soprattutto a Fabrizio Costantini, perché sta facendo un gran lavoro e soprattutto gli sta mettendo in testa veramente quel coraggio del quale San Marino ha bisogno. Qui c'è una palla persa in maniera sanguinosa, allora attenzione, perché questa è una partenza che può diventare pericolosa. Zavoli ci mette la pezza, grande parata del portiere della nazionale di San Marino sulla specchiata. Questa è una ciliegina nella prestazione di Zavoli. Eccolo qua. Bravissimo. Il tuffo ad andare a intercettare la stoccata di Kinko e palla in calcio d'angolo. Grande parata da parte di Matteo Zavoli. Il corner, Shevchenko, palla dentro, il colpo di testa. E per pochissimo non ci è arrivato Qualco sulla deviazione che è diventata un assist. Qualco, che è il centrale difensivo, è arrivato in ritardo, possiamo rivedere, eccolo qua, c'è il primo colpo di testa, Qualco è lì e non ne riesce a ribadire in rete. Ecco, forse mi sembra l'unico giocatore, mi sembra l'unico giocatore della Bielorussia un po' sovrappeso, questo Qualco. Sì, magari visto anche il ruolo, visto che è un difensore centrale e ha una struttura importante, quindi forse 3 minuti di recupero intanto sono stati decretati. Si giocherà fino al 93esimo e c'è anche un'ammonizione, se non vado errato, per un giocatore della Bielorussia. E infatti è così, si tratta di Ivanov, che ha ricevuto il cartellino giallo. Tutto sommato mi sembra di poter dire, Luciano Laroni, che si è trattato di una partita assolutamente corretta. Sì, sì, però bella dal punto di vista anche agonistico, sì. Perché anche negli ultimi minuti scaramucce, ammonizioni, proteste, quindi questo fa capire che la partita è ancora viva, anche se il risultato ormai è abbastanza decretato, però è ancora viva, può succedere ancora qualcosa. Calcio di punizione e ammonizione per un giocatore della Bielorussia. Attenzione, perché abbiamo un'altra palla da sfruttare, c'è il solito capannello intorno là, ecco qua, la spinta nei confronti di Filippo Berardi, poi dopo Tomassini e il numero 3 Zakhar Volkov hanno qualcosa da dirsi, ma sta di fatto che Filippo Berardi va a conquistare un altro calcio di punizione davvero preziosissimo. Berardi, Grandoni e Censoni sul pallone. C'è ancora qualcosa? Attenzione. Shevchenko ha dato una gomitata. L'arbitro vede tutto, mette le mani in tasca. Vediamo. Chiaro che queste cose non sono belle da vedere, soprattutto al termine di una partita che fino a questo momento è stata sicuramente molto corretta, come abbiamo detto. E a terra un giocatore di San Marino, si tratta Tomassini. E dunque vediamo quella che sarà la decisione del direttore di gara. C'è Tommaso Zafferani, non credo che abbia visto niente l'arbitro, se no aveva già estratto il cartellino. La sensazione di mettere la mano in tasca ce l'ha avuta. Entrano in campo i sanitari, 4 giocatori in barriera. Berardi con il sinistro, va Berardi, non riesce a saltare la barriera, l'arbitro consulta il cronometro, poi Grandoni, ci sarà da giocare ancora qualcosa. Pallone dentro, Pancotti, chiudiamo in attacco. Luciano Mularoni, sì, grandissima questa cosa, ripeto, grande, grande mentalità, grande positività, grande coraggio. Shevchenko, chiaro che adesso si rischia, ma c'è anche la posizione di fuorigioco.
poi il gol assolutamente neanche si può parlare di occasione di gol annullato, l'arbitro aveva fischiato ampiamente. Si recupera ancora qualcosa, siamo un minuto oltre al tempo decretato, siamo davvero vicinissimi al fischio finale di questa partita con Zavoli, anche lui tra i protagonisti di questa gara. Eccolo qua, il triplice fischio a decretare la fine dell'incontro. È una partita che termina con il risultato di Bielorussia 2, San Marino 0 per effetto dei gol maturati entrambi nel corso del primo tempo. Il primo realizzato dal giocatore più tecnico di questa squadra, ossia Shevchenko, con una grande stoccata sotto l'incrocio dei pali. Il secondo, sempre un'iniziativa di Shevchenko.